bentrovati con l'informazione di MNews. È terminata la campagna elettorale per le politiche 2013 ed anche in Basilicata venerdì sera è stato l'ultimo giorno utile per incontri e comizi elettorali. Sabato, giornata del silenzio, mentre le operazioni di voto inizieranno domenica 24 febbraio dalle ore 8 alle ore 22, lunedì dalle ore 7 alle ore 15. 21 le liste in corsa alla Camera dei Deputati, 20 al Senato e alla Basilicata spetteranno 6 deputati e 7 senatori. Per Danilo Restivo, detenuto in Gran Bretagna, è stata disposta la consegna temporanea in Italia in vista dell'udienza del processo di appello sull'omicidio di Elisa Claps, che inizierà a Salerno il 20 marzo prossimo. Musica, arte e sport sono solo alcuni dei temi che caratterizzeranno le 5 stagioni di Matera, il fitto programma di eventi messo a punto dal Comune per sostegno alla candidatura di Matera, capitale europea della cultura 2019. E veniamo allo sport. Per la 7ª giornata di ritorno torna nel campionato di eccellenza dello russo il Real Metapontino, che incontrerà il Viggiano, mentre il Policoro Eraclea va in trasferta a Pignola. Trasferta anche per l'Aurora Marconia, che andrà in casa del Picerno, mentre gara interna per il Tursi, che ospiterà il Pietragalla. In promozione il Bernalda ospiterà il Lagonegro. E nel campionato di basket la BBC Group Bernalda, dopo la sfortunata gara con lo Stuni, torna al Pala Campagna e affronterà la Stella Azzurra Roma, un nuovo scontro salvezza dunque in casa per i ragazzi di coach Cotrufo. E veniamo agli appuntamenti. A Matera si potrà visitare nella chiesa del Purgatorio la mostra dedicata a San Massimiliano Maria Colbè, mentre sempre a Matera, ma domenica al Duni, è possibile assistere allo spettacolo Patiblock della compagnia Punta Corsara. E non ci sono altre notizie, grazie per l'attenzione, arrivederci.